HSBC, la più grande banca d'Europa, Londra, ha transato per 1 miliardo di euro il denaro, come multa per il denaro del narcotraffico. Anche lì, immaginate i flussi di finanziamento di questi istituti di credito. Loro, dinanzi ai tribunali, rispondono: funzionari infedeli hanno tradito la nostra politica. Quindi non è mai colpa della banca in sé, ma diventa sempre colpa dei funzionari infedeli. E io credo, anche se è indimostrabile purtroppo, che la responsabilità invece è degli AD in persona, perché per queste cifre è inimmaginabile che possano esserci solo funzionari infedeli.